La processione stasera. Sì. Fate le 9 dalla chiesa di Sant'Antonio in fondo. E va qui. Cimitero, poi tornare a chiesa qui. Ed è una. Ma è bello folcloristico, perché tanta gente c'è. Tanta gente, ma tutti da qua o da fuori? E anche da fuori. Comunque il paese ci rivolge tutto. Cioè vengono. Per esempio vengono da Chioggia a vedere le strade. Sì, adesso è passata tanta gente. Adesso è passato 6-7 persone, ma ce n'è diverse gente. E c'erano anche 10 persone che si passavano in Tersec. Dove? Adesso l'ho capito bene, stasera la portano da... dalla chiesa di Sant'Antonio. La portano alla chiesa qua, la portano, no? Al cimitero, sta 2 minuti al cimitero, poi torna indietro, va in chiesa. E poi resta qua. E poi la settimana prossima? Fino a mercoledì. Sì, sì. Mercoledì torna alla chiesa sua, che è questa. L'abbiamo qua. Mercoledì la porta. Perché ieri sera stavano mettendo a posto la chiesa di qua, sì, no? Sì, stavano addobbando dentro. Sì, perché arriva la Madonna stasera. C'è tanto da lavorare, io me ne lavorerò. Hai visto che hai lavorato? E dopo tutto sto lavoro qua? Passata la festa? Acabamo via tutto. Aspettiamo. Se no va via con quelli temporali. No, ma aspettiamo che la ritorna, perché mercoledì la torna nelle sue case. Sì, vabbè, certo. No, dopo, finita. Qua fino a giovedì prossimo, no? La festa giovedì finisce giovedì. No, la festa finisce domenica prossima, domenica. Un'altra domenica. Però insomma diciamo che il giorno... 4. Il giorno è giovedì, no? Della settimana prossima. C'è il segretario del Papa. Il cardinale... segretario del Papa. Il secondo del Papa. Che era di Vicenza, mi hanno detto. Che è di Vicenza, credo. Originario. È originario di Vicenza. Non lo so, so che no. La televisione diceva che il cardinale... Sì, sì. Adesso la Madonna la viene portata a Spagna. A Spagna. E la festa mi pare che risale a 300 anni fa. Sì. Quando è apparsa? La festa è dei 300 anni fa, 300... però la fanno tutte le... Sì, però il fatto di 300 anni è stato nel 1716, che c'è stata una rivelazione a un... Sì, è stato una Madonna è apparsa a un ragazzo. A un ragazzo. E poi hanno fatto anche il processo canonico. Hanno fatto diverse cose. Prima di fare di crede, perché non credeva. E poi ha coinciso con una vittoria dei veneziani? Dei veneziani, sì, con i turchi. Perché la volta deve fare già la... Con i turchi? I turchi. Deve andare... Aveva invaso Venezia, no? E poi con la Madonna qua... Madonna è stata... Ha coinciso, diciamo, con miracoli. E Venezia ha vinto la guerra. Era la guerra, vi ricordate che battaglia? No, non sapete. Bisogna parlare con qui, ha studiato i libri, noi abbiamo studiato un po'. Gli austriaci. Ma i turchi stava per arrivare a Vienna, però non si arrivava. Ma anche qua doveva invadere. Che la signora che oggi era passata aveva tutta la storia. I turchi si è presentato con le navi qua a largo. Io volevo capire, adesso tutto questo che voi fate è legato al fatto che voi sentite e credete molto nella religione, oppure è una cosa fatta perché lo fanno tutti? No. Cioè c'è proprio lo spirito. Noi lo facciamo, no, perché lo fa tutti, anche se non lo fa nessuno. Cioè lo fate perché lo sentite dal punto di vista. Quindi insomma c'è una grande religiosità. 25 anni. No, meglio dice. No, me la fa sempre questa festa qua. No. Quello vuole dire se noi siamo credenti, crediamo e offriamo con passione. Ecco, se è una cosa fatta con passione, nel senso perché proprio c'è la fede, insomma. Ecco. Oppure se è una specie di rito. No, no. Se non mi dice niente nessuno, mi non va in nessuna parte. Chi? Nani Bistecca. Nani Bistecca. È morto Nani Bistecca. Tu conosci Nani Bistecca? Sì, di che è? Non siamo mica iscritti noi. La Madonna che si è apparsa di cosa è l'Austria? 1716. Sì. 300 anni. Ma poi c'è stata una battaglia, no? Oltre al giorno per una battaglia, qua. Ma questo è stato con i turchi quando sono venuti qua per fare, perché poi hanno costruito il murasso che si chiama Karoman, perché è stato fatto con i cari e con le mani. Per questo allora... Eh sì.
caro mam, care... tutto quel burasso là, sì? Lungo. Che è lungo tutta l'isola? Tutta l'isola. È serenissima, proprio... Si chiama caro mam perché è stato costruito con i cari e con le mani, dagli austriaci. Le austriaci l'hanno fatto durante il periodo del dominio austriaco su Venezia? Sì, sì, su Venezia. Fino al 1797? Sì. E la maestra, vedi la maglia o no? No, no. Ma che ha fatto il tacco che la maglia? No, è che l'ha dato, bisogna che venivo via. Che mi ha dato così? Adesso qua io che metto un po' di grande. Quindi insomma, ecco, c'è uno spirito ancora religioso profondo, insomma. Sì, sì, Pellestrina, sì. Qua Pellestrina. Guarda che colori che l'ha dato, scuro che fa bene alla Vienna. Bene, allora stasera alle 9? Sì, alle 9 tra poco parte la chiesa in fondo. E durerà cosa? Un'ora? Mario, ma chi sarebbe? 10 e mezza circa. Mario, perché nel percorso si fermano, fanno il cambio di portatori. Fanno il cambio di portatori. Sì, no, è una cosa bellissima per noi, poi. No, no, ma infatti. Se piace anche agli altri, ma per me, insomma, per me è bello. Una cosa che vi lavorate tutti questi giorni per preparare. Avete lavorato giorni? Giorni. Settimane? Al minimo 2 settimane che abbiamo lavorato. Perché non c'è casa che non Anche perché siamo in tanti, ma te ne siamo pochi. E non c'è casa che non abbia qualcosa? Tutti mettono fuori, quello che hanno mettono fuori. Allora, la scelta dei colori sono legati alla Madonna? Sì. Blu e bianco. Blu e bianco, sì. Sì. E i nastrini, questi nastrini qua hanno un significato, sono festivo, è festa. Bandierine. Bandierine va bene, no, ma perché non sono tanti di questi nastri? Il significato diciamo della Madonna non c'è, la mettiamo tanto per dire per la festa, ecco. Quindi non hanno una simbologia particolare, insomma. No, mentre il colore, questo colore sì. I colori blu e bianco c'è proprio della Madonna. Quelli là sono proprio antichi e allora buona festa, andiamo a accendere le luci che dopo andiamo.